sono arrivato qui a Giffoni perché ho conosciuto tramite Radio Immaginaria, ne ho sentito parlare, mi sono troppo gasato e quindi devo assolutamente provare l'esperienza di giurato, che si è rivelata epica. Allora, quello che mi sta spaesando è che ci sono troppe cose, cioè praticamente qui nel Parco Hollywood c'è l'atmosfera perfetta per, con i grilli che cantano, per sedersi e mettersi a leggere un libro, no? Io ho da leggere Italo Svevo per la scuola, c'è l'atmosfera perfetta. Però non riesci a farlo perché ci sono talmente tante cose che tu nel momento in cui ti siedi e stai per leggere, per metterti tranquillo in un'atmosfera favolosa, sai che ti stai perdendo qualcosa perché c'è il mondo qui contemporaneamente e quindi non puoi perdertelo e devi viverlo. Il bello di Giffoni, secondo me, è che comunque a ragazzi della nostra età, che sono quelli che più cercano le cose su internet, si dà l'opportunità invece di queste cose di vederle proprio. È la controrivoluzione, cioè la rivoluzione è quella digitale, adesso c'è la controrivoluzione di ricominciare a incontrare le persone, a parlarci, e quindi è bellissimo.